Somebody got a deuce. What? Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi ragazzi, come potete ben notare dalla rossita che c'è in testa, siamo ancora su What the Hen. What the Hen! Siamo su What the Hen, ragazzi. Oggi voglio un po' chiarire le idee a tutti coloro, a tutti i giocatori che sicuramente, e non provate a dirmi che sto dicendo le bugie, almeno una volta durante il gioco si sono chiesti: ma cacchio, ma di chi è quell'avatar così particolare che io non posso avere? Sì, perché ragazzi, dovete sapere che su What the Hen, lo sapete sicuramente, lo ricordo per chi ancora non lo sa, lo dico per i nuovi, si può modificare l'avatar. Noi sappiamo benissimo ragazzi che abbiamo il nostro personaggio principale, che può essere uomo, può essere donna, può essere anche eventualmente modificato, si può personalizzare con i vestiti, si può personalizzare con la barba, con i pantaloni, i capelli, ma non necessariamente siamo obbligati ad usare la skin predefinita che ci viene fornita dal gioco. Tutti sappiamo ragazzi che esistono diverse skin di youtuber famosi che sono stati testimonial di What the Hen soprattutto qualche mese fa, e quindi la produzione, la casa sviluppatrice, ha deciso di offrire la possibilità di giocare con uno skin, con una skin che va a ricalcare diciamo la persona in questione. Quindi ragazzi, io volevo togliere qualche dubbio a voi facendovi un elenco dei 7 youtuber che sono stati sponsorizzati da What the Hen e con i quali avremmo avuto modo di giocare. Dico avremo perché purtroppo non con tutti potremo più giocare. Alcuni erano disponibili solamente per un breve periodo di tempo. Quindi ragazzi, come vedete qua alla mia destra, in realtà sarà alla vostra sinistra, il primo ragazzi, il primo che è anche l'unico italiano del gioco ragazzi, è il nostro, dico nostro, Ciccio Gamer 89. Lo vediamo ragazzi in questa piccola sessione di gioco, e come vedete ragazzi il profilo di Ciccio Gamer 89 apparirà tra qualche istante. Eccolo lì ragazzi, è proprio lui, in braccia un paguro come vedete, bel ciccione ancora quando era ciccione. E lo vediamo che sta giocando una sessione di What the Hen. Ciccio Gamer ragazzi ovviamente è italiano, lo conosciamo tutti, è l'unico appunto come vi dicevo poco fa ad essere stato sponsorizzato da What the Hen. Vanta nel suo canale YouTube 1,9 milioni di iscritti, quindi mica bricioline, e come sappiamo tutti Ciccio Gamer parla di videogiochi in generale, diciamo spaziando a 360 gradi. Lui parte, va da Clash Royale fino ad andare anche a videogiochi, alcuni indie ha fatto ultimamente, sta facendo MotoGP. Comunque lo sappiamo ragazzi, è uno dei punti centrali del videogioco italiano. Stiamo vedendo adesso la sua partita, come vedete assolutamente incapace a giocare, gioca uno Smith contro un altro Smith, attenzione alle sue truppe che come vedete qua stava facendo appunto il beta test del gioco, stava facendo la promozione, il lancio del suo personaggio, ma purtroppo non è così bravo. Galadon ragazzi è il personaggio numero 2, lo youtuber numero 2 che What the Hen ci ha proposto da poter giocare, lo vedete ragazzi, ed eccolo lì, bello stempiatino col capellino biondo, tiene in mano, non si capisce bene se un cellulare o un telecomando, sinceramente io non l'ho ancora capito, ma Galadon ragazzi non è giovanissimo, è uno youtuber, uno dei 4 statunitensi che sono stati sponsorizzati da What the Hen, arriva precisamente da New York, intanto vediamo un po' di grigio, non si capisce bene perché, ok benissimo, tutto a posto. Statunitense di New York, vanta 1,5 milioni di iscritti e lui è nato su YouTube con Clash of Clans e Clash Royale, dove porta appunto delle strategie, dei metodi di gioco, dei trick per poter giocare al meglio questi videogiochi per dispositivi
mobili. Io credo che Galadon abbia sulla quarantina più o meno, non di meno, non di più. E come vedete adesso lo stiamo guardando giocare la sua partita, anche questa partita dedicata nel momento in cui What the End, Supercell, buonanotte, Charged Monkey ha fatto partire il gioco e la sponsorizzazione. Qua stava scalando di livelli, lo vediamo ragazzi, è lì che evoca e fa brrr con la mano e fa così ragazzi, smangia giù uno GG già a livello potenziato, chissà come mai. E come potete vedere ancora molto basso contro un Simon Shen che sinceramente non so chi sia, credo sia uno dei primi Arena Master, poi chiamati poi in Arena Master. È vero ragazzi, perché in questi video che vedete, in questi pezzi di video che vedete, ci sono anche sessioni di gioco di What The End quando ancora non era conosciuto in Italia, quindi com'era prima. Terzo youtuber ragazzi, terza skin che è disponibile in What The End è quella di Shiftpath, lo vedete ragazzi, oramai famoso anche da noi questo Shiftpath, questo ragazzo anche lui statunitense, arriva appunto dall'America così come Galadon e così come anche i prossimi che andremo a vedere, vanta ragazzi qualcosa come 2,5 milioni di iscritti e Shiftpath nasce così come Galadon con Clash of Clans e Clash Royale. Poi parla anche di videogiochi in generale e fa video divertenti anche lui, informativi per tutti quelli che vogliono avere delle strategie avanzate di giochi. Vediamo la skin di Shiftpath, ragazzi, gli somiglia veramente molto, anche lui vagamente stempiatino col ciuffetto che gli va dalla parte sinistra, biondino, lo vedete con questo ghigno classico di Shiftpath. Lui quando inizia i suoi video fa "Welcome to my friends and today", parla così Shiftpath. Comunque lo sappiamo, uno degli youtuber più conosciuti a livello mondiale relativi ai videogiochi. Anche in questo video lo stiamo vedendo, sta sponsorizzando What The End, sta sponsorizzando il suo personaggio e gioca, wow, paradossalmente con Ciccio Gamer, lo vedete con Lorenzo Gran che adesso sta capendo già come poter fare il meccanismo e va a vincere appunto con il Lorenzo Granchias senza nessun problema. È ancora a livello 3 qua, credo che questi youtuber ragazzi in realtà non abbiano mai poi portato tanto avanti What The End. Ompavil, uno che non si vede spesso ragazzi, Ompavil, ah questo è molto molto simpatico ragazzi, ho visto qualche suo video, è molto particolare e la particolarità del suo personaggio è che imbraccia un bulldog francese ragazzi, lo stiamo vedendo adesso, poi lui fa così mentre si muove, c'ha le corna pronte ed è molto molto simile ragazzi, Ompavil, anche lui americano dalla Virginia ragazzi, Stati Uniti, non ha moltissimo tra virgolette iscritti rispetto ai suoi predecessori che invece ne vantano milioni. Ompavil ragazzi ha solo 450.000 iscritti, lui porta principalmente videogiochi indie, indipendenti quindi, e fa anche video molto divertenti, parodie, cose come possiamo vedere da questo estratto del video dove lui va a portare appunto il suo personaggio, lo vedete, è molto molto simpatico, molto molto satirico ed è anche davvero simile il personaggio che gli hanno creato alla persona vera. Andiamo a vederlo appunto in qualche partita avanzata, credo che qua sia un po' più su di livello e lui si diverte a fare queste zoomate, queste come si dice parodie appunto anche sui personaggi dei suoi videogiochi. Notiamo tra l'altro che questo Clash mi viene in mente Clash Royale, che questo What The End ragazzi è ancora una versione antecedente a quella che noi conosciamo. Comunque lui qua va a vincere, qua va a perdere, un po' triste per la cosa, però non se la prende più di tanto grazie ai soldini che ha preso. Sinor 9 ragazzi, ci spostiamo dall'oltremare, dall'oltreoceano e non so se l'avete mai notato ragazzi, questo pescione robotico in realtà, questo pesce sopra un pesce robot si chiama Sinor 09, Sinor 9 è uno youtuber francese, quindi siamo in Europa. Anche lui non ha tra virgolette così tanti iscritti, anche perché in realtà parla appunto in francese, non in inglese, quindi il limite linguistico si fa sentire. 330.000 iscritti per lui e porta principalmente videogiochi per dispositivi mobili, ma anche tanti tanti video di Clash Royale. Lo possiamo vedere ragazzi, molto divertente questo pescione che in realtà fluttua ogni volta
che va a colpire, lo stiamo vedendo là sulla sinistra, lui saltella su e giù, saltella su e giù, e sta facendo questa partita in ovviamente ranked. Come vedete c'ha giù il nostro Alfred, c'ha Lauren e anche alcuni robot, sto notando che vanno a colpire con Muzzi dietro. Ragazzi, sta facendo il video promozione della sua del suo personaggio in What Then. Come lo vedete invece là di fianco a me, qua in alto, in realtà è un ragazzo molto giovane, bellissimo microfono per lui, e come vedete tante cose su Clash Royale. Game time, ragazzi, in realtà non è uno, sono in tre, ragazzi. Sicuramente vi sarà capitato di vedere questi tre ragazzi. Torniamo negli Stati Uniti, ragazzi, sono tre amici che portano videogiochi in generale, ma anche tanti tanti video divertenti. Hanno la bellezza di 860.000 iscritti e hanno veramente un grande seguito tra i ragazzi che appunto amano i videogiochi. Questo è il loro video promozionale di What The N, e sono quei tre tipi, ragazzi, sulla biga con la gallinella davanti. Come vedete, ragazzi, sono davvero molto simili. Ecco, questo è uno dei due ispanici che ci sono nel trio di GamesTime. Loro sono molto molto seguiti, sono anche molto divertenti, e soprattutto vedere tre ragazzi nello stesso video è un qualcosa di davvero molto molto piacevole, sia all'orecchio che alla vista. Stiamo notando, ragazzi, chissà perché gli hanno messo quella biga, non si vede tanto, non si vedono tanto, e i personaggi, ragazzi, che vi sto dicendo, che vi ho fatto vedere fino adesso, manca solamente l'ultimo, purtroppo al momento non sono più selezionabili. Erano selezionabili quando sono usciti, potendo appunto far per un periodo di limitato di tempo, come abbiamo fatto per chi ha visto il mio video di Shift Path e di Galadon, era possibile sceglierli. Andiamo, ragazzi, all'ultimo, che è Farsh Attack, ed è proprio questo ragazzo, ragazzi, che non so se vi è mai capitato di vedere, adesso lo stiamo ancora vedendo, ha come skin il Goblin con gli occhiali da sole. Non si vede tantissimo in What The N, ma è molto molto divertente come skin. Invece lui, ragazzi, è svizzero, della Svizzera francese per la precisione. Farsh Attack, ragazzi, vanta 1,4 milioni di iscritti, sebbene parli in francese, quindi guardate che seguito che ha anche lui. Porta video di Clash Royale e Clash of Clans, ovviamente tanti youtuber sono nati con questi giochi, porta Pokémon Go e i videogiochi in generale. Lo vediamo, ragazzi, meraviglioso, questa skin del Goblin con gli occhiali da sole, che è anche il logo di Farsh Attack, molto molto divertente. Qua sta facendo qualche partitozza in Ranked per far vedere il suo, la sua skin nel promo di What The N, lo stiamo vedendo, ragazzi, anche lui tutto così con gli occhiali da sole, molto molto figo, ma purtroppo ancora non molto bravo a giocare, infatti subisce pesanti perdite. Guardate, da notare come What The N in questa sessione che vi sto mostrando era ancora alle prime armi, e quindi mostrava addirittura il danno subito dalle truppe, effettuato dalle truppe. Beh, ragazzi, io credo che vi ho delucidato abbastanza su tutti gli youtuber che hanno avuto la sponsorizzazione da What The N. Spero che vi sia piaciuto questo video, e vi ricordo, ragazzi, di lasciare un bel pollicione in su per questo video tutorial, che a parer mio è davvero davvero molto utile se volevate togliervi qualche dubbio. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale e di non perdere nessun appuntamento con le live e con i video che pubblico sul canale. Noi ci vediamo presto! Ciao!